Vedo che non si stacca mai dalla sua pipa, Sì, è un'abitudine. Questa è una terra di bravi pipari. Ah, sì. I torrenti Molina e Tinella azionavano mulini che hanno permesso la nascita delle prime industrie, tessitura e fabbriche di pepe. L'età dell'oro, anni 30 e dintorni, quando mezzo mondo fumava in italiano, le Rossi, le Ah sì, Savinelli. le conosco, la mia è una Rossi, le chiamavano le Ferrari del tabacco, vede? Sì. Venga, venga con me. Venga, mi segua. La porto io nel primo museo italiano della pipa, costituito negli anni 70 da Alberto Paronelli, che ha raccolto ben 30.000 pezzi provenienti da tutto il mondo. Vedete? Queste sono pipe in terracotta precolombiane, provenienti da Messico e Centro America. Questa non ve la potete assolutamente perdere. È una pipa realizzata per lo Scià di Persia. È tutta incisa a mano, in schiuma di mare, un materiale molto pregiato. E queste, guardate come sono curiose. Uno è Napoleone e l'altro è Garibaldi. Toujours maître de soi en fumant la pipe, sempre padroni di se stessi fumando la È pipa. proprio vero, sa? Mi aiuta a concentrarmi anche da Ah, spenta. sì. La pipa del cancan francese. Ah, vedi È la pipa che ritrae Papa Pio XII. Ne sono stati fatti parecchi pezzi. Furono ben presto ritirati dal mercato. Era considerato blasfemo fumarne la testa di un papa. Piatti in porcellana dipinti da mio nonno. Era un artista. Anche questo, diciamo, è un pezzo storico. È stato dato agli invitati del matrimonio di Lady Diana con il principe Carlo. E visto che siamo nella terra dell'aviazione, non poteva mancare le pipe aeroplano. E quello è il signor Paronelli. Sì, è mio nonno. E lì davanti il nonno su pipa.